Un saluto a tutti carissimi amici, bentornati per questo nuovo video. Oggi parliamo ancora di domotica e lo facciamo con un dispositivo messoci a disposizione da Zemi Smart. È un comune switch, un pulsante, un wall switch di quelli insomma che vanno montati a parete per accendere, per far diventare smart un punto luce. Bene, questo dispositivo non ha niente di particolare rispetto a tantissimi che abbiamo già avuto modo di incontrare, tranne che per un'estetica particolarmente curata che andremo a vedere più nel dettaglio da vicino. Voglio cogliere l'occasione, essendo un dispositivo, come dicevo, abbastanza standard, che abbiamo già avuto modo di incontrare, non proprio questo ma simile a questo tantissime volte, coglieremo l'occasione per mostrare come risolvere uno di quei problemi molto comuni in ambito domotico, che è quello di utilizzare una lampadina smart. Eccola qui, questa l'abbiamo recensita qualche settimana fa, di quelle lampadine che, diciamo, montate in un portalampada, in un punto luce già esistente, diventano smart, hanno la radio all'interno, e questo, diciamo, genera una serie di problemi nel loro utilizzo che adesso andiamo a sviscerare. Quindi seguitemi, andiamo a vedere di che si tratta e che cosa faremo oggi per mostrare una cosa nuova. Dunque ragazzi, come vi dicevo, un dispositivo abbastanza standard è questo wall switch. Come potete osservare, ha, diciamo, la sua caratteristica, la sua particolarità è questa finitura che è dorata, molto particolare. Chiaramente incontrerà il gusto di qualcuno, magari in alcuni ambienti potrebbe essere indicata l'installazione di una placchetta del genere, poi magari ve la mostro veramente in un dettaglio ravvicinatissimo, così vi potete rendere conto di cosa si tratta. Come vedete è un classico wall switch e qui alle sue spalle ho collegato fase e neutro, e poi qui c'è l'L1. E come abbiamo visto in tantissimi dispositivi di questo genere, a L1 possiamo collegare la fase di una comune lampadina e poi il neutro lo portiamo direttamente alla lampadina in comune. Chiaramente questo è dedicato alle lampadine, tant'è che ci dice che il carico massimo applicabile è di 800 watt. Chiaramente sarà bene stare parecchio al di sotto, quindi non possiamo usarlo per altri elettrodomestici che non siano veramente a basso consumo come una lampadina. Come avrete notato, io non ho collegato nulla a L1 e vediamo che cosa succede andando a premere sul nostro pulsante. Succede che la lampadina che abbiamo qui, che è una lampadina semplicemente attaccata alla corrente con fase e neutro anch'essa, vedete che ci arriva qui un filo con fase e neutro, gli ho collegato questo portalampada e una lampadina, si accende lo stesso. È proprio questo che vi volevo mostrare, volevo cogliere l'occasione insomma di avere tra le mani un dispositivo per quanto standard che avevamo visto veramente tantissime volte, non proprio identico ma comunque molto simile a questo. Vi volevo mostrare come è possibile creare un'automazione di questo genere, quindi slegare non necessariamente operare un contatto fisico fra due dispositivi e ottenere lo stesso l'accensione. Perché possiamo farlo? Questa qui è una lampadina smart e l'ho recensita veramente poche settimane fa, una lampadina Zigbee che fa riferimento a un'hub Zigbee sempre distribuita da Zemi Smart, e magari vi metto qui in qualche angolino del video il riferimento a quel video e a quell'articolo sul blog. Vi avevo detto anche in quell'occasione che queste lampadine soffrono di un grosso problema quando le andiamo a usare da sole. Il fatto che, diciamo, di solito noi colleghiamo queste lampadine ad un punto luce già preesistente, dove c'è un interruttore fisico a parete, presumibilmente all'interno della nostra casa, pone un grosso dilemma. Queste lampadine per funzionare devono stare sempre alimentate, perché se noi andiamo sulla parete e spegniamo l'interruttore, come faremmo con qualsiasi tipo di lampadina, si disalimenta la radio, che poi è presente qui all'interno del bulbo nella parte bassa, e quindi non è più disponibile in questo caso al suo hub Zigbee, che gli manda un segnale elettromagnetico ma non viene percepito e recepito da alcuna elettronica, e quindi la lampadina non si accende. Quindi fare un'installazione di queste lampadine dove c'è un classico interruttore accendi spegni che abbiamo in casa di solito è un problema, perché almeno a mia moglie non sono riuscito a far capire che quel dannato interruttore lo deve lasciare sempre acceso per poterla utilizzare in maniera smart.
In questo caso vi volevo mostrare proprio come è possibile, attivando uno scenario di Tuya Smart, perché in questo caso abbiamo due dispositivi che lavorano sotto lo stesso ecosistema e questo è fondamentale per realizzare una cosa del genere, ho realizzato degli scenari all'interno di Tuya Smart. Vedete qui, pulsante remoto e pulsante remoto off. Gli ho detto che, mettiamo un attimino più a fuoco il mio smartphone, perfetto. Ecco qui le condizioni. Quindi quando lo switch è su on, accendi lampadina a colori. Ora ci possiamo magari entrare dentro. Ecco qui. Quando lo switch è on, perché quando l'ho associato questo l'ho chiamato. Anzi, rifacciamolo da capo così lo vedete anche voi. Se aggiungiamo un'ulteriore condizione facendo più, possiamo fare dispositivo, eccolo qui, pulsante switch on. Ora ce l'ho duplicata l'azione, non fa niente, poi ne annulliamo una delle due, però ve lo volevo mostrare. Quindi quando questa condizione è verificata, che cosa facciamo? Andiamo a dispositivo, prendiamo lampadina a colori, se vi ricordate era così che l'avevo chiamata nell'altro video, e facciamo on. Chiaramente facciamo avanti e poi faremo salva dando un pulsante a questo scenario. Ora cancello, come avevo detto, le due azioni ridondanti perché non sono necessarie e faccio salva. Stessa cosa dobbiamo fare per pulsante remoto off, chiaramente al contrario. Quindi quando switch 1 va su off, la lampadina a colori deve andare su off, quindi si deve spegnere. E quindi vediamo come effettivamente lo scenario automazione funziona alla perfezione. Andando a premere il pulsante, una volta si accenderà, la seconda volta si spegnerà. E in questo modo possiamo tenere questa lampadina attaccata direttamente a fase e neutro senza farla passare da alcun interruttore e questo pulsante fisico a parete solamente attaccato alla corrente e che non porta alcun filo alla lampadina. In questo caso potremo gestire tranquillamente la lampadina prima da smartphone quando ci va, direttamente da smartphone quando ci va dall'app oppure direttamente manualmente dal nostro pulsantino a parete. Vi ricordo che questo giro che lui fa, questa operazione insomma di attivare lo scenario o di disattivare lo scenario, lui la fa tramite internet, tramite connettività internet, quindi nel caso di una configurazione del genere, se non funziona internet a casa vostra praticamente non avrete più possibilità di accendere la lampadina e quindi questo è uno dei pochi contro che si hanno in questo tipo di configurazioni. Chiaramente questi scenari saranno attivabili anche tramite l'assistente vocale di Google o l'assistente vocale di Amazon. Per esempio, Alexa, accendi pulsante remoto. Ok, mi ha attivato lo scenario. Alexa, accendi pulsante remoto off. Ecco, questa cosa è leggermente antipatica, dobbiamo dire nello stesso modo accendi pulsante remoto off, perché lui non fa altro quando diciamo accendi che lanciare praticamente uno scenario, quindi in questo caso ha lanciato lo scenario di off. Bene, vi faccio vedere un attimino da vicino questo pulsante a parete. Vi ricordo intanto che non è compatibile con le scatole 503, ma ha questo formato quadrato con questo pozzetto rotondo che non è proprio comunissimo dalle nostre parti, quindi fate attenzione se lo comprate, non lo potrete diciamo montare su una classica scatola 503. Vi faccio vedere da vicino altri dettagli, vi faccio vedere bene l'estetica, insomma, che è uno dei punti forti. Ah, quasi dimenticavo, vi faccio vedere il contenuto della confezione. Questa è la confezione. Il contenuto della confezione si riduce alla placchetta vera e propria e poi alle quattro vitarelle per fissarlo in cassetta. Infatti, se riesco, vi faccio vedere che qui si toglie la placchetta. Eccola qui. Ecco qui. Qui abbiamo l'elettronica all'interno, questa è la parte che possiamo collegare con le quattro viti alla cassetta, quindi quando abbiamo finito poi di montarla, gli rimontiamo il nostro, ecco qui, la parte che la va a racchiudere. Thank you.
Bene, carissimi amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, condividetelo su tutti i vostri social preferiti. Ci fate un grosso favore se condividete questo video sulla vostra bacheca Facebook, per esempio, o mettete un like. Se volete, iscrivetevi anche a questo canale per essere avvisati automaticamente quando un nuovo video viene caricato. Non vi dimenticate di mettere la spunta sulla campanellina delle notifiche, perché non si sa per quale motivo l'iscrizione non è sufficiente a fare in modo che veniate avvisati quando un nuovo video viene caricato. Vi ricordo che abbiamo anche un blog all'indirizzo www.vincenzocaputo.com, dove di solito scriviamo degli articoli di approfondimento collegati ai video che realizziamo, e viceversa, negli articoli che realizziamo sul blog leghiamo sempre il video di YouTube, quindi facciamo sempre un doppio contenuto, pubblichiamo sempre un doppio contenuto. Quindi andate lì anche a dare una sbirciatina, perché potete trovare per esempio dei codici sconto, i link per l'acquisto di questi dispositivi che recensiamo, eccetera. Abbiamo anche un canale Telegram, abbiamo una pagina Facebook, abbiamo tutto, anzi Luigi Duchi sta iniziando a smanettare anche su Instagram, non so cosa vuole fare, però metterà anche lì qualche piccolo, qualche contenuto, qualche anteprima, qualche foto così simpatica. Ci potete seguire se volete anche su Instagram, cercate sempre Vincenzo Caputo e ci trovate un pochino dappertutto. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, un saluto da Vincenzo, ciao!